Assemblea Nursinti, oggi 6 aprile 2016 all'ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli. Oggi gli argomenti che andremo ad affrontare, che sono 2 giorni, parleremo dell'indennità non pagata del mese di dicembre 2015, parleremo del contratto decentrato che non era ancora in atto, parleremo delle corti dell'ospedale e parleremo del ricorso, del famoso ricorso CEDU. Anche perché in merito a questo ricorso qualcuno ha fatto un giro nei vari reparti dell'ospedale dando delle informazioni assolutamente non veritiere, assolutamente false. Io credo che come persona, come uomo, come professionista, come sindacalista, per poter criticare l'operato di una singola persona o di un sindacato o altro, secondo me, a mio avviso, bisogna saper fare meglio o di più. Per quanto riguarda il chiarimento su questo ricorso, Osvaldo ci darà delle informazioni in merito a questo ricorso. È un ricorso che interessa tutti, indistintamente, tutti indipendenti. A questo punto io passo la parola ad Osvaldo che ci darà delle informazioni in merito. Vi prego di prestare attenzione a quello che deve accogliere. Io ringrazio Giuseppe e ne approfitto oggi per dirvi che questo è il terzo incontro che facciamo nelle assemblee che abbiamo previste per i punti dell'ordine del giorno che diceva Giuseppe. L'assemblea li abbiamo divisi in 3 settori, differenziando Genova, abbiamo iniziato il 22 marzo, poi Caltanissetta il 1 aprile e concludiamo oggi per Mussomeli, quindi coprendo i 3 maggiori ospedali diciamo di tutta la provincia, per cercare di condividere quantomeno quelli che sono i punti che diceva poco fa il collega. Ci sono delle priorità che crediamo sia opportuno sapere e che vanno valutate e condivise. Buongiorno Benedetta, buongiorno a tutti. Innanzitutto dicevo che la cosa più importante era quella delle indennità non percepite di dicembre 2015 e delle famose ancora produttività del 2013 e 2014 ancora non percepite. Ribadisco il concetto che abbiamo detto nelle precedenti assemblee. Si parte da un presupposto, che dicembre 2015 giustamente viene non retribuito poiché il fondo, già come spiegavamo nei vari passaggi, i 3 fondi che costituiscono fondamentalmente l'assetto monetario del comparto, quindi il fondo per la produttività, il fondo del disagio e il terzo fondo che è quello più importante che riguarda la regolamentazione del personale, a fine anno, come sempre, devono essere impiegati necessariamente. Poi, per vicissitudini varie, spesso, così come è capitato nel 2014, il fondo allo straordinario viene utilizzato di gran lunga, in maniera spesso non proprio consona a quello che dovrebbe essere utilizzato, per cui questo fondo dello straordinario va esaurendo, si esaurisce e chiaramente da qualche altra parte i soldi devono essere presi. Ed è una routine costante. Adesso il problema non è individuare colpe o colpevole perché non serve assolutamente a nulla, serve capire materialmente quello che è possibile fare. Sapete che ognuno di voi non ha percepito l'indennità di dicembre 2015 ed è giusto sapere che attualmente il fondo per lo straordinario, nonostante siamo arrivati ai primi di aprile, già è stato utilizzato per una buona parte, non sappiamo quanto, ma certamente per una parte importante. Quando si parla di straordinario, secondo me ognuno di noi dovrebbe avere chiaro 2 procedure. Lo straordinario previsto dal contratto, che è quello che fanno chiaramente gli operatori che lavorano in area di emergenza, e lo straordinario che non è previsto per aree critiche, ma che viene contemplato per esigenze che, come dice la parola, dovrebbero essere straordinarie. Adesso, come abbiamo visto in più presidi, che è quasi una cosa generale, viene utilizzato lo straordinario a prescindere. Cioè, se il concetto di straordinario è prevedere un evento non preventivabile, quindi avere delle risorse economiche a prendere la gente, un conto che cade questo, un conto che quotidianamente queste risorse vengono impiegate per coprire 24 ore su 24 ore delle unità operative che spesso sono senza personale. E adesso le opportunità da poter fare sono due. Quindi, perché al di là della fantapolitica che ognuno di noi è abituato a fare e delle cose assurde di cui si parla, è chiaro che nelle mani del dipendente ci sono due opportunità.
In premessa dico subito che finita questa assemblea noi alle 15.30 abbiamo già l'appuntamento con il direttore generale, già preventivato da lunedì, al quale abbiamo comunicato giustamente che sentite le assemblee, quindi sentiti i partecipanti dei presidi, conferivamo con lui e cercavamo di capire qual è la strada da perseguire. Sono sostanzialmente due. Se alla riunione di oggi alle 15.30 il management aziendale è nelle condizioni di assicurarci chiaramente la possibilità di essere pagati, allora tutto ci vuole. Allora questa assemblea vuol dire che evidentemente è servita per far conoscere le criticità di tutti i presidi. Io onestamente, diciamo, non perché non abbia fiducia nel management, ma penso che ci siano dei probabili ostacoli legati materialmente a da dove prendere questi soldi e che diventa un ostacolo, attenzione, che non potrebbe essere facilmente superabile. Per cui, così come abbiamo proposto a sia Gela che Caltanissetta, rimane la seconda opzione. La seconda opzione è chiaro che non deve essere il sindacato in quanto sindacato attuale, ma rimane decisione dipendente. Non è presente oggi, ovviamente per motivi di stanza, l'avvocato Di Benedetto, che è uno dei nostri consulenti, uno dei nostri legali, che tra altre cose è un patrocinante in Cassazione, che è stato presente sia a Gela e sia a Caltanissetta. Chiaro che se non si dovesse trovare la soluzione in tempi brevi per recupero di quanto dovuto, è chiaro che l'altra soluzione è purtroppo la soluzione coatta, quindi l'atto aggiuntivo. Sapere che evidentemente un atto aggiuntivo significa richiedere il recupero coatto in maniera forzata di quanto ci spetta. Da Gela e da Caltanissetta abbiamo ricevuto il mandato totale, cioè che i dipendenti erano convinti ed erano assolutamente d'accordo sul fatto che se non ci fosse una soluzione immediata, perché teniamo presente che chiunque di noi, indipendentemente dal lavoro svolto e dall'unità operativa d'appartenenza, è chiaro che questa ognuno di noi ha avuto un lavoro retribuito e naturalmente vogliamo essere pagati, perché è chiaro che non è che ci sia una volontà dell'amministrazione a non pagare intenzionalmente, è chiaro che c'è un'impossibilità. Ora, di fronte a questa impossibilità, le soluzioni non sono tante. Abbiamo visto e rivisto che probabilmente la soluzione del recupero coatto è quella più concreta. Per fare questo, però, come si fa un recupero coatto? Se dall'incontro poi c'è la volontà di dire a prescindere io i soldi miei li voglio recuperare, bisogna dare mandato a questo avvocato. La NURSIM come associazione si è fatto promotore, soprattutto sovvenzionatore di questa iniziativa. Però vuol dire che se volete recuperare ognuno di noi i soldi, vuol dire che individualmente bisogna chiedere quanto dovuto. Ciò non è il sindacato a chiederlo, ma deve essere ognuno di voi che deve essere in condizione di dire sì, voglio recuperare in maniera forzato questi soldi attraverso l'atto aggiuntivo. Che possa essere una soluzione ai problemi, non lo so. Chiaramente non vedo alternative, quindi piuttosto che ognuno di noi far meticare sull'opportunità, se i soldi arrivano o non arrivano, mi interesso io, non mi interesso io, non è un problema di chi si interessa e in che modo si interessa, è un problema strettamente giuridico e soprattutto di tipo economico. Se i soldi legati all'utilizzo dello straordinario sono in un fondo, solo in quel fondo si possono. Quindi che ognuno di voi possa pensare di avere le indennità di dicembre così perché qualcuno si possa interessare, credetemi, non può accadere, ma in maniera concreta, anche perché i soldi per portarli allo straordinario da un fondo a un altro occorre necessariamente che questi soldi per portarli da una parte all'altra occorre necessariamente che ci sia il consenso dell'organizzazione sindacale. Sappiate questo passaggio. Quindi oggi la speranza è che dall'incontro di oggi questo possa accadere in tempi anche, come dire, in maniera concreta, cioè avere l'opportunità che oggi il management aziendale ci dica a noi guardate che abbiamo trovato la soluzione per arrivare a ovviare il problema, e questo risolverebbe molti problemi. Se invece questo non dovesse accadere, sappiate che l'unico modo che abbiamo tutti, chiaro, deve essere l'atto giuridico. Cioè per recuperare i soldi di dicembre, l'atto aggiuntivo. Stessa cosa vale, però qui vorrei che seguisse attentamente quello che riguarda il saldo del progetto obiettivo 2013-2014. Dopo vari incontri con la dottoressa Colletto, più volte incontrata, esiste un problema anche di tipo giuridico che ci riguarda ognuno di noi. Cioè, come sapete, ci è stato erogato più del 50% quando ogni fine giugno ci danno quel famoso anticipo sul progetto obiettivo. È chiaro che di fronte a un anticipo, indipendentemente da quant'è, sia il 50, sia il 70, quello che sia, dovrebbe esserci un saldo. Ora accade che molte
unità operative non sono poche, non abbiano presentato la relazione. Non è una cosa sua. Cioè, senza una relazione finale significa che evidentemente il personale, a prescindere, non può essere evidentemente giudicato. Adesso qual è il problema di tipo aggregato? Giustamente viene l'ASP e dice chiaramente che c'è questa volontà di poter evidentemente, diciamo, affrontare il problema del 13. Ma ogni dipendente deve sapere due cose, perché questo è chiaro. Le opportunità sono due. Il 2013, se deve adottare l'ASP così come è previsto, quello che è veramente il progetto obiettivo, deve anche prevedere il recupero coatto delle somme anticipate. Perché è vero è che una produttività prevede un anticipo, ma il saldo non per forza deve essere positivo, può anche essere negativo. Sì. Cioè, perché se non si raggiungono le somme, è chiaro che c'è il recupero coatto anche di quanto anticipato. Quindi, già che si dice, o qualcuno farnetica, sull'opportunità di dare il saldo, sappiate che ognuno di noi sa in queste condizioni. Cioè, il 2013 in molte unità operative mancano le relazioni, e laddove sono presenti dovremmo andare a vedere se tutte sono positive. Noi ci interessiamo in questo momento di questo ospedale e parleremo di questo ospedale, però già che noi non vogliamo cadere in errore, sappiamo che quando ci si dice che soldi, che fine fanno i soldi del 2013, sappiamo, dobbiamo essere nelle condizioni di sapere concretamente che se l'ASP dovesse attuare concretamente quello che prevede la valutazione del progetto obiettivo, potrebbe anche recuperare i soldi. Quindi mettiamolo in conto. Alla relazione finale l'attribuire di mai dei vari. Ecco, la domanda è una cosa importante sulla relazione finale. Io capisco che l'azienda si rifaccia sul dipendente, ma il dipendente sul primario che non fa la relazione. Perfetto, questo è un altro problema. Esattamente, ci mancherebbe altro. Quella è un'altra opportunità, Enzo, perché chiaramente l'attività che svolge l'infermiere esula totalmente da quello che è il progetto obiettivo, perché sapete che il primario contratta un raggiungimento di un obiettivo che riguarda la sua prestazione d'opera, non contratta quello che riguarda l'infermiere. L'infermiere, a prescindere, deve essere valutato tanto dal coordinatore quanto dal direttore dell'unità operativa, e sapere che ognuno di noi, indipendentemente dalla valutazione, può opporsi, perché anche se fosse stata una valutazione negativa, il dipendente può per legge opporsi. Se noi evidentemente abbiamo un giudizio positivo a prescindere e il primario non ha presentato una relazione, è chiaro che anche lì c'è una violazione di quello che riguarda i nostri diritti. Sì, Enzo. Bisognerebbe andare a vedere il caso per contro il direttore operativo. Assolutamente sì, funziona in questo modo. Quindi sapere che il progetto è responsabile il direttore operativo. Il direttore operativo è responsabile chiaramente la sua, nel bene e nel male, perché il direttore operativo in tutte le cose funziona nel 2014. Di tutto quello spesso non sappiamo, per un problema o un altro, che spesso ognuno di noi non sa, in base alla domanda operativa, qual è il progetto operativo. Si parla di progetto obiettivo, ma non sono, guardate, non sono per tutti uguali. Ogni primario ha un progetto obiettivo che è diverso da un altro. C'è chi raggiunge, c'è chi va sui ricoveri, c'è chi va sull'abbattimento delle liste d'attesa, c'è chi raggiunge un'alta qualità di standard per quanto riguarda la sicurezza dei reparti. Sono diverse le cose. Non ci accomuna il progetto operativo a 365 gradi, assolutamente. Quindi bisognerebbe ogni dipendente di ogni operativa e chiedere al proprio responsabile qual è il progetto, copia del progetto per capire quando meno. Questo lo prevede la legge, questo non è una opportunità. Questo quindi sapere che ognuno di noi, quando riguarda il salto progetto obiettivo, ha un'opportunità, perché non è che dobbiamo parlare semplicemente che diciamo non hanno mandato la relazione, non hanno mandato la relazione, ma questo accadeva. Anche una presa, questa carica fino allo scorso anno. Adesso, per quanto riguarda il progetto dal 2016, le cose sono totalmente diverse. Ognuno di noi ha una votazione per legge completamente diversa, indipendentemente da quello che stabilisce il primario, e già questo è stata una scorporazione. Diciamo che è sempre stato così. Cioè, il progetto individuale non è mai stato uguale al progetto di quello del di tipo primariale. Sono due cose diverse. Detto questo, quindi, che credo si dovrebbe sapere se da questa assemblea. Quando oggi incontreremo la direzione generale, sapendo quello che ci dirà, per poter andare avanti occorre quantomeno la consapevolezza, sapete che l'opportunità di poter recuperare questi soldi esiste solo e soltanto in quel modo, quindi affidando la possibilità di un atto giuridico.
Caltanissetta-Gela, dicevo che i due ospedali che abbiamo dove precedentemente siamo stati sono assolutamente d'accordo nel poter fare questa operazione. Noi onestamente pensiamo che ci sia anche l'opportunità che questi soldi, non essendo tantissimi, perché non si tratta di grossissime somme in fin dei conti, perché riguarda un solo mese quindi, e dell'indennità relativa a quel mese, quindi l'opportunità di poterli recuperare diversamente si potrebbe aprire. Se questo non accade, non ci sono altri risultati, cioè non c'è la possibilità oggi, domani, stasera, se i soldi le si vuole in tempi brevi. Se no, dobbiamo aspettare, chiaramente, se la volontà è quella di aspettare, chiaramente va rispettata. Che è cosa diversa da quella che accade negli altri presidi. Spetta a noi decidere quello che bisogna fare. E sappiate che, se volete, possiamo aprire in questo. E questo per quello che riguarda le indennità. Per quanto riguarda, come diceva Giuseppe, questo dicembre 2009, 2015, no, dicembre 2009 riguarda solo a Sant'Elia nel 2009 non sono state pagate le indennità, ma nel 2009 Sant'Elia era azienda ospedaliera a sé stante, perché non c'era stata ancora la fusione unica, faceva azienda a sé stante, quindi solo e soltanto dipendenti di quella azienda. Nel 2009, tra altre cose, qualcuno giustamente dirà, ma sono passati tanti anni, quindi com'è possibile poterlo fare? Perché i dipendenti hanno prodotto più e più volte la volontà di poter recuperare i soldi, quindi sono stati interrotti i termini di prescrizione. L'ultima volta che sono intervenuti era a dicembre 2013, quindi 5 anni dal 2013 fa il 2018. Quindi fino al 2018 per i dipendenti del Sant'Elia si possono recuperare questi soldi. E per ci sono problemi. Sì, ci sono problemi perché non si possono pagare questi soldi praticamente, perché sono stati esauriti i fondi relativi all'indennità. Quindi per poter pagare questi soldi, le opportunità, dicevamo, sono più, o poter trovare una via amichevole, nel senso capire fino a che punto, oppure, come è stato deciso da Gela e Caltanissetta, dare mandato all'avvocato, il nostro avvocato di fiducia, per il recupero coatto attraverso l'atto ingiuntivo. L'atto ingiuntivo non lo fa il sindacato, è chiaro che ognuno deve chiedere per le proprie somme, perché le somme che avanza il dipendente Barba sono diverse dal dipendente Melazzo, sono diverse dal dipendente Favata. Ognuno ha un importo diverso in base alla qualifica e soprattutto in base all'unità operativa dove lavora. Quindi questa è l'opportunità, ma dipende dal dipendente. Perché se poi deve pagare l'avvocato, sicuramente non lavora gratis. No, assolutamente, l'avvocato non lavora gratis. Se io devo ricevere 100 euro, adesso ce ne dare 70, non lo so. Perfetto, ma anche il 2014 era così, Giuseppe. 2014 è successo, quell'ambaradam dello scorso anno, quando si è spostato quei fondi per pagare nel 2014. Vedi che è successo qualche mese fa, questo Giuseppe. Questo è il 2014. Perché non sono interessati, se mi stranizzano. No, nel 2014 poco tempo fa è successa la stessa cosa. Si sono stati pagati solo e soltanto grazie all'accordo sindacale che ha permesso di spostare i fondi. Ma non è che può avvenire ogni volta lo spostamento, c'è una procedura purtroppo. Quindi sapere, eventualmente possiamo quantificare quando sarebbe per ognuno di noi e determinare eventualmente la percentuale. Chiaro che considerate l'atto aggiuntivo, naturalmente l'atto aggiuntivo significa ricorrere, quindi anche l'avvocato stesso comunque in caso di perdita è a carico. Ci sono le esperte, come tutte le cause, sarebbe una mini causa, chiaramente, molto in breve, molto in minimo mini causa. Se perdi sono a carico tuo, se vinci ovviamente le spese sono a carico tuo. Perché c'è una percentuale sulla somma che poi è alla fine che alla fine poi si valuta. Che poi si va sempre a conciliazione, non è una cosa che casi, quindi si va sempre a conciliazione. Ed è un'opportunità. Valutiamo e vediamo quello che c'è. Questo per quanto riguarda tutte le cose. Io invece vi voglio parlare, per lasciare materialmente a chi è interessato al ricorso, volevo invece parlare della cosa più importante, che quando ci riguardava, diceva Giuseppe, il discorso ospedale. Che più volte si è parlato, soprattutto adesso, in merito all'evoluzione di questa proposta che fa l'azienda di aprire la lungodegenza. Allora, io credo che, se facendo memoria storica, da gennaio 2014 noi tutti, dipendenti ma anche non dipendenti, iniziamo una battaglia legata all'occupazione del comune che prevedeva la salvaguardia di questo ospedale. E se ricordo male abbiamo fatto delle barricate serie che sono durate anche con l'occupazione, che è durata anche 2 mesi. Se
la memoria non inganna, chiedevamo all'epoca per questo ospedale l'attivazione di ben 12 posti di lungodegenza e addirittura 12 di riabilitazione, se questa è memoria storica. Sì. Io oggi precisamente qua ci troviamo, ovviamente leggo perché ovviamente non sempre ci troviamo o mi trovo sempre in sede, leggevo, sono stato contattato per quello che riguardava l'idea sulla lungodegenza. Ci siamo confrontati e il nostro punto di vista è questo. Noi crediamo che evidentemente l'apertura di una lungodegenza non può che sicuramente migliorare la qualità tanto assistenziale quanto del futuro dell'ospedale. Quando abbiamo parlato e riparleremo pomeriggio, la lungodegenza non va a sostituire un altro reparto, perché prima di poter parlare di sostituzione bisogna guardare la pianta organica e soprattutto l'atto aziendale. L'atto aziendale di questo ospedale prevede la sussistenza di tutti i reparti che tuttora vi sono, a partire dal pronto soccorso arrivare all'ortopedia, escluso il punto nascita che è soggetto a valutazione così come tutti i punti nascita, ma ne è prevista la ginecologia così come è prevista la pediatria. Vorrei soffermarmi sulla pediatria, su quelle che riguardano evidentemente il futuro. È chiaro che su questo la pianta organica prevede venerdì, ieri finalmente è stato l'ultimo atto, il management aziendale ieri sarà concluso l'iter e venerdì sarà ufficiale. Oh. La pianta organica, a meno che poi non succedano delle cose diverse, per quello che io so per certo, è che tutto è confermato per quanto riguarda la pediatria, addirittura ad aprile dovrebbe essere bandita, dopo il 20 aprile perché il termine è previsto dalla legge, il concorso che prevede ben 4 posti di pediatri. I posti sono rimasti esattamente quelli che erano. 6 più 2 quindi. Quelli che erano, non è mai cambiato nulla. Così come per quello che riguardava il futuro della ginecologia e della chirurgia. Quando sento dire a più riprese potrebbe essere un problema l'istituzione di una lungodegenza perché sostituisce il reparto di chirurgia, credo che bisognerebbe prima leggere le carte ed informarsi prima di andare a vanvera. Cioè, se l'atto aziendale, che è la carta d'identità di ognuno di noi, se l'atto aziendale mi prevede che i reparti quali saranno e quali dovranno essere, è chiaro che fa fiducia non esclusivamente quello che è le parole di Osvaldo Barba piuttosto che di Giuseppe Mantia, ma l'atto aziendale. L'atto aziendale è che significa anche le piante organiche, prevedono l'istituzione e il mantenimento di tutti i reparti tuttora presenti. Non c'è stata, ma quando quindi relativa all'apertura dei due servizi di lungodegenza e di riabilitazione, perché parleremo anche di questo adesso. Io penso che evidentemente a livello dipendente penso due cose. Penso che, come dicevano, si diceva più volte, l'istituzione di un ulteriore servizio, qual è la lungodegenza, non può che portare beneficio alla comunità in genere. È una, sicuramente un'attrattiva per l'ospedale a 360 gradi, per quello che è composto. Non nascondiamoci che il pallone, i giovani del pallone sono molto molto pochi, l'età media è oltre 50 anni. Quindi un ospedale deve essere anche nelle condizioni di offrire un servizio a persone che non sono più giovani, un servizio che va in aggiunta e non va in sostituzione a quelle che ci sono. Cioè la dignità di un ospedale si mantiene difendendo l'esistente e prendendo per buono, soprattutto collaborando con la giunta. I problemi di tipo organizzativo semplice legati alla mancanza di un presidio piuttosto che un altro sono delle cose che vanno certamente affrontate, non vanno banalizzate la mancanza di un presidio nel particolare piuttosto che un altro, ma chiaramente non deve essere un ostacolo per l'attribuzione e per la istituzione di un reparto. Ricordiamoci che io guardo sempre l'età media del futuro di questo ospedale, che non è legata solo e esclusivamente a quella che è il futuro lavorativo delle sicurezza operativa. Se ci guardiamo la carta d'identità di ognuno di noi, vediamo che tra 58 e gli over 58 non sono pochi, soprattutto gli over 60 non sono manco pochi, e se guardiamo che tra 5 anni sono tutti, costantemente, cioè la legge non prevede la prosecuzione, tra 5 anni il futuro di questo ospedale è, noi abbiamo un'età media da 5 anni che non è bassa, cioè non, la carta d'identità non è che fa, la possiamo nascondere. No, parliamo ai maschi, parliamo ai maschi, giusto? Tu sai, perché vivi assieme a me la Santa Gloria, sai che noi due lunedì al mese lavoriamo con l'oculistica, è quello che facciamo. E so per certo che c'è una richiesta di gran lunga superiore rispetto a quello che me lo lasciamo dando. Noi siamo arrivati a fare 18 catarrate il lunedì, ci siamo previsti di arrivare a 20, ma nonostante tutto
c'è gente che aspetta. Perché non chiedere al management oggi pomeriggio, anziché due lunedì al mese, istituire tutti i lunedì di ogni settimana, quindi dico quattro volte al mese, e quindi dare una maggiore attrattiva all'ospedale? Sappiate che il DRG di una catarrata è quasi 1000 euro a persona, e quindi è un introito per l'ospedale. Diciamo, non è indifferente, dico. La tua proposta assolutamente è una delle proposte, siamo qua ad avere delle proposte che siano concrete nella realizzazione, cioè non dobbiamo parlare di fantascienza, ma di cose concrete, cose, e soprattutto di cose che possono garantire la sussistenza di un ospedale nella sua dignità per quale è nato. Cioè, noi non è che vogliamo cose particolari, vogliamo che l'ospedale così lo può combinare, così rimanga, e soprattutto con l'istituzione di nuovi servizi che possono veramente garantire quello che... Perché dicevo che a parte la lungodegenza, l'altra opportunità che non dobbiamo sottovalutare, anzi che dovremmo assieme supportare, sarebbe la riabilitazione. La riabilitazione chiaramente relativa alla situazione di personale. È chiaro che per aprire una riabilitazione non occorrono grandissime risorse, ma soprattutto grandi investimenti. Tenendo in considerazione che occorre evidentemente un fisiatra che possa collaborare all'attività dell'ortopedico, sommato naturalmente all'attività di tipo fisioterapico, non occorrono grandi risorse. Soprattutto, ritorno a dire, diventa un investimento in tutti i sensi. Perché tutte le persone ce ne sono pochissime, e tu ordini ragione, l'attività che svolge in tendenza la medicina e soprattutto l'ortopedia, che hanno necessità dei pazienti di una riabilitazione nell'immediato, già avremo lavoro già assicurato per quanto riguarda la medicina e la riabilitazione con i pazienti che necessitano di assistenza, ma soprattutto laddove non esistono, Mussomeli diventa il centro dell'attrattiva, quindi un investimento in termini propositivi e mai distruttiva, assolutamente. Quindi quello che si fa e quello che si dice a prescindere in ospedale è chiaramente su quello che può essere fatto. Poi se parliamo di utopia, se parliamo di realizzare cose realizzabili, naturalmente possiamo chiedere alla luna, ma è chiaro che a stringuta non occorre niente. Io credo che vada supportata, e la nostra idea sulla lungodegenza è chiaramente positiva. Se i limiti sono legati esclusivamente all'utilizzo di presidi non proprio conformi, o che potrebbero essere conformi, è tutt'altra cosa. Cioè, nel senso che si possono evidentemente affrontare e migliorare, ma chiaramente non degli ostacoli mentali all'apertura della lungodegenza, perché la credo che da dipendente la vedo deleteria, poter pensare di non permettere quello che è il futuro di un ospedale. Quindi volevo comunicarvi questo, che quando noi oggi pomeriggio incontreremo il direttore generale, a parte le vicissitudini di tipo economico, il nostro punto di vista su questa sostituzione dei servizi è questo. Evidentemente siamo propensi al miglioramento, siamo propensi evidentemente affinché tutto ciò che viene a essere nuovo non deve sostituire mai l'esistente. Anche perché spero di potervi... chiaramente lo farà il management, ma che spero di potervi dare nelle prossime ore anche informazioni più concrete sulla consistenza dell'atto aziendale, che poi è, come ho detto poco fa, è la Bibbia di quello che viviamo normalmente. Quello che è scritto nell'atto aziendale deve essere realizzato, quello che non è scritto probabilmente si potrebbe, ma chiaramente è legato al condizionale, si potrebbe. Quindi l'atto aziendale a tuttora, ieri sera è stato ratificato, prevede la sussistenza dell'esistente. Quindi la ginecologia rimane. Chiedere al manager, rimane in questo sala la ginecologia. La ginecologia, che senso ha? Sì, senza vedere che c'è previsto. La ginecologia rimane così. Noi parliamo dell'esistente, che è quell'esistente. È di migliorare. No, sto parlando di quello che prevede un atto aziendale. No. Cercare di dare un attrattivo superiore. Questo è quello che prevede un atto aziendale. Sì, ma volevo sapere un parere al margine. Cosa si propone con il formulatore che faceva? La ginecologia, che cosa dice che prevede? Cosa prevede? Enzo.
tuttora, evidentemente ovunque esistono, io ho visto proprio la sua esperienza personale l'altro giorno, c'è una disinformazione terribile per quanto riguarda l'ostetricia e la ginecologia. Per quanto riguarda l'ostetricia, la gente è sicuramente convinta che per qualsiasi problema fossomeli non vengono seguiti per quanto riguarda l'assistenza dal momento in cui si sa che la persona è in gravidanza fino all'ottavo mese. Se voi facciamo a breve un sondaggio da tutte le persone che conoscete, vedrete che la maggior parte non è a conoscenza del fatto che comunque le persone vengono seguite fino all'ultimo giorno utile prima del parto. Perché molta gente, l'ho visto concretamente sulla mia esperienza, sono disinformati, quindi esiste già una disinformazione totale. Se poi ci mettiamo, aggiungiamo al problema che si fa della psicologia, tuttora esiste, noi parliamo dell'esistenza, del futuro, perciò lo si vedrà, noi parliamo quello che è previsto. Su quello che può essere aggiunto lo vedremo successivamente, non dobbiamo dire che si fa qua la ginecologia. Per il momento c'è, perché se no, se avessero tagliato la ginecologia saremmo a ragionare perché lo va la ginecologia, cioè non dobbiamo essere il punto nascita è sospeso, è sospeso. La cosa positiva è che giovedì lo stesso sintomo ha l'incontro ma guardate che dobbiamo vorrei anche aggiungere una cosa. Ricordo che se leggete le fatte di cronaca, che anche Bronte, che è uno dei punti di nascita salvati, tuttora è peggio di prima, e ha tuttora una struttura, e comunque è nella pianta organica, anche dal lato aziendale, risulta che naturalmente il punto nascita di Bronte è salvo fino a verifica. È scritto fino a verifica, cioè se non abbiamo potere definitivo. C'è il sindaco, giovedì. C'è l'incontro del sindaco, abbiamo saputo di questa. Ma la Lorenzina è stata scritta come che chiude il punto di nascita, però non potenzia che vi chiude la rete. Perché infatti se chiedete a chi c'è a partorire la leggenda si è trovato malissimo. Quindi a differenza, si trovano bene, ma la strada, la viabilità. Ma non è tanto questo il punto, il problema che è, ci sono mangi, la stella, dove sono? A Enna. A Enna, a Lorenzini c'è anche tu, come Aster ma sta? A Enna. Questa è la verità. Tu hai tutto il punto nascita che hai messo qua. Ma non è solo qua, il punto nascita non è sicuro. Benissimo. Abbiamo attivato lo stand in stato. Ma dove? A Enna. E poi cominciamo a fare una richiesta al manager. Quando parlate di ostetricia o punto nascita, gli chiedete al manager perché c'è l'immigrazione, di partorienti a Enna, di persone di Caltanissetta e Sanata dove la partorita a Enna e non Sanata. A Caltanissetta, come lui prende, come può pretendere che la gente di Mussolini sia a Caltanissetta con le quelli di Caltanissetta va a Enna? Io credo che più che chiedere profondamente ai dati lui più che chiedere che sono dati concreti sulla migrazione sanitaria non è chiedere che anche perché la migrazione sanitaria significa fare il doppio del regime che devi pagare, ma infatti questo non sono facendo basta di doppio è questione di poter fare, ma quello solo quello lì è un'aggiunta, noi parliamo di altro aziendale rispetto al futuro che potrebbe essere, quindi diciamo che volevo esprimere quello che è il punto di vista concreto, specie relativa alla voce chiusura, quindi ti dico quando si parla di chiusura non chiusura, questo però dovrebbe essere molto più concreti, capire nell'essenziale quello che è previsto, se dall'altro aziendale non c'è, allora c'è tutta ragione di questo mondo da poter vedere, se nell'altro aziendale come c'è, come è confermato, allora è tutto altra cosa. E qua meglio migliora. Detto l'altro, ma scusa, dimmi Maria, certo. Oggi viene approvato questa azienda. È già approvato. Ieri sera è già approvato. Quindi si sa se sono gli infermieri previsti per la pensione? Certo, assolutamente sì, sono previste tutto. Quando si approva un'altra aziendale, conseguentemente si apre la pianta organica. Che l'altra aziendale prevede una pianta organica. E tu ce l'hai in tutte le aziende? No, io non ce l'ho, attualmente non ce l'ho, è stato comunicato che ufficialmente ieri c'è stato definito. E venerdì non ce l'avremo. Già pomeriggio fatto questo. No, poi l'atto aziendale deve essere pubblicato sul sito dell'ASP, a me parla legge sulla trasparenza, tutto va pubblicato, anche se sono cose che vanno pubblicate, cioè bisogna guardare. Ma anche a è quello un altro portale, è quello un'altra cosa, per quello un altro che può succedere? Relativa al discorso invece, quindi questo è quello che guarda. Poi volevo spendere due parole, così almeno andiamo al concreto, per quello che riguardava sul famoso ricorso. Se ne sono sentiti di tutto, di tutto e di più, e innanzitutto si è sentito questo ricorso, se si perde, c'è di si consumare, come dicono tanti,
Sì, l'altra cosa era che un riposo che non ha... Io ho portato quello che è la documentazione per farvi vedere, vi volevo parlare della documentazione concreta, almeno per avere idea di quello che dite. Allora, le voci che si sono in corso su questo riposo, se diciamo che sono ormai più, le più disparate. Diciamo, questa è una piccola realtà, va bene, una piccola realtà, ma anche nelle grandi realtà non è che la storia cambia. Innanzitutto si è pensato che questo è un atto illegittimo, che non si può fare. Soprattutto la cosa che ho sentito qua a Mussomeli, diciamo, sulla quale ho subito sorriso, è quella che naturalmente dai sedicenti sindacalisti vanno dicendo che eventualmente se si perde, c'è, si consuma. Un'altra voce riteneva che queste sono cose che non si possono fare. E allora finalmente siamo qua per affrontare carte alla mano, perché noi parliamo sempre di carte alla mano, quello che è la veracità di questo ricorso. Una brevissima cosa, innanzitutto capire perché il ricorso. Innanzitutto bisogna capire perché. Sapete che i contratti sono bloccati dal 2010 fino al 2015, sono già 5 anni di blocco contrattuale. La FLP, che è un sindacato che fa parte della nostra stessa confederazione, che si chiama la confederazione a cui appartiene l'USM, si chiama CGS, Confederazione Generale Sindacale. La FLP, che fa parte della nostra confederazione, nel giugno, e poi è successa a luglio la sentenza, tutti i telegiornali del mondo ne hanno parlato, arriva a un certo punto e si esprime la Corte Costituzionale e dice che i contratti sono illegittimi, il blocco dei contratti, debbono essere sbloccati, ne hanno parlato tutto il mondo. Ma perché si è arrivata alla Corte Costituzionale? Perché questo sindacato, chiamato FLP, ha portato lo Stato italiano di fronte alla Corte Costituzionale, che giustamente, se uno non è pratico di processi, sapete che il terzo grado, l'ultimo definitivo, è o è la Cassazione o è la Corte Costituzionale, basta, non ce n'è più procedimento. Arrivando in Corte Costituzionale è l'ultimo giudizio. Per ricorrere al CEDU, che sarebbe la definizione di Corte Europea dei diritti dell'uomo, chi ci può partecipare deve necessariamente avere nelle mani un giudizio che sia di terzo grado, o di Cassazione o di Corte Costituzionale. Oggi si rincorrono le varie sigle sindacali, lo faccio io il ricorso. Chiunque lo può fare, sapete per onestà mentale che chiunque può ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, quindi anche la singola persona. Chiaramente per essere poi ammesso occorre indispensabilmente dimostrare che nel territorio di appartenenza in Italia ci sono due sentenze, o della Corte Costituzionale o della Cassazione. Aggiungo, i vari confederati che si rincorrono, se lo faccio io, non hanno una sentenza che possa portare alla Corte Costituzionale, non ce l'hanno. Quindi lo possono presentare, ma è un ricorso potenzialmente inammissibile. Manca una sentenza di terzo grado. Quindi questa è la prima cosa. Che cosa si chiede alla Corte Costituzionale? Se vedete sul sito del ricorso c'è una parte importantissima. È stato chiesto il danno che abbiamo subito come dipendenti del pubblico impiego dal mancato contratto. Non si è trattato solo e soltanto dei soldi che non ci hanno dato, ma del fatto che i soldi che potevamo e dovevamo avere non li abbiamo potuti spendere. Quindi l'Istat ha calcolato un danno che ha subito ogni singolo dipendente, che vanno da 4.000 a 8.000 euro. Quando poi sento dire, figurati se li possono dare a tutti, è già entro nel merito del ricorso. Il ricorso, se lo leggete, dice che il rimborso eventuale indennità va riconosciuta all'aderente, al ricorrente. Cioè non è che se sono tubato a fare il ricorso, dove la tira la sentenza dice che mandare 4.000 euro, Gero Di Liberto che non l'ha presentato, accaduto ce l'avrà, vale solo e soltanto per i ricorrenti. Quindi questa è la prima precisazione. Non è una sentenza a cascata, poi si può anche ripresentare successivamente, ma non è una sentenza a cascata. La prima cosa. La seconda cosa, relativa alla possibilità di attuazione. Quanto è possibile questo ricorso? Abbiamo sempre detto che le possibilità di vittoria sono alte, perché si basa su una sentenza già vinta. Sono alte, ma non sono certe. Sono molto alte, la Corte potrebbe anche non accettarlo. Però dovrebbe spiegare il motivo per cui in Italia la Corte Costituzionale ha detto che è legittimo e che quindi ha condannato lo Stato italiano a pagare. Quindi, concretamente, le possibilità sono molto molto alte. Scarse le possibilità di perdita. Poi, la teoria relativa a quando si perde, mi dicono, e allora, se uno perde, cede si consumare, perché questo ospedale è girato, se cede si consumare. Se leggete evidentemente i modelli, il modulo 8 e il modulo 6, che è la procura alle liti,
vedete chiaramente che lo studio degli avvocati è formato da ben 4 avvocati che sono gli stessi, per chiarezza, che hanno vinto contro la Corte, alla Corte Costituzionale contro lo Stato italiano, sono gli stessi, evidenziano chiaro che nulla è dovuto in caso di soccombenza. Se il ricorso viene perso, sappiatelo pubblicamente che nulla è dovuto. Lo firmate nel contratto di adesione, anche perché c'è da sapere normalmente che in ogni caso la Corte Europea non prevede a carico del ricorrente spese inerenti al processo. Ci sono due cose, non solo la Corte non lo prevede, ma è anche come costantemente lo dovesse prevedere, nel contratto c'è scritto che nulla è dovuto. Quindi se si perde la casa di proprietà, punto perde, va resta. Se si vince, se si vince, se si vince, che succede? 15 euro, allora, se si vince, che succede? Se si vince, se si vince, ovviamente. No, perché, sì, chiaro, chiaramente la quota di adesione. Qualcuno diceva anche la differenza nella quota di adesione, perché qualcuno si lamentava, ma io non sono iscritto per pagare 150 euro. Questi naturalmente sono accordi che si fanno evidentemente perché una federazione a cui appartiene vuole tutelare i suoi iscritti. Naturalmente se questo tutelare a tutti sarebbe aperto a chiunque e lo sarebbe fatto. Quindi bisogna sapere che eventualmente gli aderenti alle 4 organizzazioni sindacali, quindi noi per primo, semplicemente l'unico onere è di 15 euro, tutto qua, non ci sono altri oneri. C'è da poi c'è che non sono iscritti al nulla, possono farlo chiunque, la possono fare pagando 150 euro, è scritto chiaro, pagando 150 euro, non importa, 15 euro, che me lo chiedeva un iscritto alla GIS, a me me lo chiedeva, non capito, scusami, era una collega che è iscritta mi pare alla GIS, sì. E mi chiedeva di te, io quanto devo pagare per fare ricorso? Allora, non c'è differenza, l'unica differenza lo può fare chiunque, i non iscritti a prescindere, quindi raggruppiamo tutti i non iscritti, pago 150 euro. Io non sono iscritto in nessun sindacato. 150 euro potrebbe essere. Ma sei iscritta a uno dei sindacati della Confederazione, che sono l'USIDO CGS, che è uno dei loro sindacati, oppure per gli insegnanti e per il pubblico impiego c'è la GILDA, che è rappresentata. Quindi i 4 sindacati che sono in quella Confederazione, gli iscritti pagano solo lei, che poi dice basta. C'è però, volevo soprattutto informare tutti di questa cosa che abbiamo detto ovunque. C'è una clausola che è sottile ma importante. Mi chiedevano qualcuno, e se io durante questo tragitto, questo itinerario, volessi cancellare, assolutamente libero di farlo, dal sindacato di appartenenza, in questo caso al MUSI. Sapere che nella procura alle liti è chiaro che l'avvocato, se lo leggete bene, chiede la finalizzazione fino alla pronuncia del ricorso, che è datato massimo 30 giugno 2017. Cioè, siccome noi abbiamo l'obbligo di comunicare costantemente l'elenco degli iscritti, se io domani mattina svolto barba mi cancello e comunico, poi naturalmente il mio responsabile nazionale comunica alla direzione nazionale, lo studio legale sulla cosa che mandate a firmare, sappiate che può, non so se ve lo manderà o meno, ma può inviarvi quello che è il loro onorario, e l'onorario è quello loro, lo firmate, che non sono né le 15 né le 150, sappiatelo, perché per grande chiarezza, che se no poi decisamente dice non me l'hai detto, meglio saperlo. Non male chi si iscrive ora quando paga 20 euro. Chi si iscrive ora se lo fa online 20 euro, che è quello che abbiamo chiesto tutti, se lo fa normalmente via cartaceo. Nel senso che si iscrive al nostro sindacato. Sì, esattamente. E poi per la domanda paga 20 euro. Esattamente. Come lo si fa? Come lo si fa questo ricorso? Come si fa questo ricorso? Guardate che si può fare solo e soltanto online. Il ricorso da fare solo soltanto qua, si può fare solo attraverso il sito www.ricorsocgs.it. Non esiste un cartaceo, non esiste un pezzo di carta, esiste solo online. Quando si scrive online vi chiederanno necessariamente di avere una email valida. È importante valida, perché deve essere utilizzata, perché se no naturalmente non vi manderanno il materiale. Duraturo, per essere per facendo la registrazione che prevede pochissime cose. Allora, facendo la registrazione che prevede davvero pochissime cose, la cosa più importante che dovete tenere in considerazione sono solamente due. Vi chiederanno la fascia
vi chiederanno l'area di appartenenza, vi chiederanno l'area di appartenenza e soprattutto la fascia. Vuol dire che dovete indicare a quale area funzionale appartenete, infermiere, ostetrica, medico, perché lo possono fare anche i medici, qualunque cosa, e poi cliccando su quella cosa vi diranno la fascia. Quindi una, se non vi ricordate la fascia, una busta paga. È l'unico cosa particolare da indicare in questa domanda. Non ci sono cose particolari. Quando voi, attenzione ai dati, che siano quanto più perfetti possibili, perché un eventuale errore sulla domandina potrebbe essere motivo di rigetto da parte della Corte. Quindi prima di dare l'ok definitivo abbiate cura di controllare dettagliatamente quello che avete scritto. Quando confermate, nelle mail vi arriva dopo pochi minuti la domandina, che è questa, che dovete stampare, che è composta da 12 pagine e dovete stampare. Che dovete stampare? Quando stampate questo, ci sono dei moduli da firmare, è molto semplice la spiegazione, ci sono dei moduli da firmare. La cosa che è più importante di questi moduli, dove occorre solo e soltanto la firma, sono solamente due, e volevo far vedere, che sono il modello 6 e il modello 8, che sono questi. Volevo far vedere il modello 6 e il modello 8. Per quanto riguarda il modello 6, è il certificato che permette, che è questo, è il certificato col quale il dipendente chiede l'interruzione dei termini di prescrizione. Che significa? Che se noi, il dipendente, non comunica all'azienda che vuole ricorrere per bloccare i sei mesi, che ci sono solo sei mesi per ricorrere, scadono il 30 giugno, evidentemente, anche se io non, anche se presento la domanda e non presento questo modulo, non ho interrotto i termini di prescrizione, quindi la mia domanda è nulla, perché non ho interrotto i termini. Quindi il modello 6 va necessariamente protocollato in azienda, sommato al modello 8. Modello 8 è il modello che si richiede il certificato stipendiale. Che cos'è il certificato stipendiale? È una sintesi molto breve nella quale ti dico che negli ultimi 5 anni il tuo stipendio tabellare è stato si dice che è stato cristallizzato, non ha mai subito modifica. Purtroppo modifica. Ah, ti picchia, sei no, ma io questa cosa l'ho fatta, cioè mandando il modello 6, il modello 8 a protocollare. A me questo foglio arriviamo lì. Allora, che succede? Succede anche questo. Il modello 8 che serve? Serve a richiedere questo certificato stipendiale. Quindi qua, attraverso il modello 8 che andate a firmare barrando la seconda voce dove c'è scritto inquadramento, stato giuridico ai fini pensionistici, si chiede questo certificato. L'alternativa a questo certificato sarebbe produrre una busta paga per ogni anno dal 2009 al 2015, escluso il mese di dicembre. Cioè dimostrando che una busta paga qualsiasi durante l'anno dal 2009 al 2015, in quel mese non è mai cambiato lo stipendio tabellare. Questa busta paga sostituisce eventualmente il modello 8, quindi o uno o l'altro. Per chi ha chiesto il certificato stipendiale abbiamo previsto anche questo modulo. Chi ha già presente che è la delega che, noi, che oggi presenti, chi deve firmare basta firmare, e noi domani lo ritiriamo, praticamente ritiriamo il nome per conto vostro e ve lo riconsegneremo, quindi per evitare anche il problema, diciamo, di andare a carta di sera. Quindi attraverso la delega che conveniamo al nostro rappresentante di fiducia abbiamo la possibilità di ritirarlo senza, senza ulteriore fastidio. Sul ricorso, delle cose importanti che dovete sapere per il prossimo futuro. La prima cosa abbiamo detto, non si paga in caso di perdita. L'altra cosa che chiedevano, perché l'abbiamo avuto diverse cose, ma eventualmente è possibile che gli eredi possano partecipare? Sì. Io ho chiesto la modulistica per quello che mi riguarda, però ho... mi pare che ho scritto tutto, ma non mi è arrivato. Ah, perfetto, io relativo al tuo caso adesso sollecito, ma vedete, quindi non qui a sollecitare, quindi sapere che eventualmente se qualcuno, cioè dell'altro che non ricordo adesso la possibilità, o se sono state altre cause di decesso, dei dipendenti che è stato in servizio dal 2010 al 2015, che è passato a minor vita, gli eredi hanno diritto a poter fare il ricorso. Quindi questo è un'opportunità. Per coloro che sono in pensione? Lo stesso, identico. Anche i pensionati possono riguardare. Esattamente. Anche altra domanda che ci fanno spesso: ma questo contratto riguarda solo soltanto quelli a tempo determinato? Indeterminato? No. Il contratto è chi ha un contratto di pubblico impiego, non dice che titolo. Quindi i precari,
coloro che sono a tempo determinato possono presentare ricorso, perché giustamente nel 2010 e nel 2015 erano in servizio in qualsiasi ASP. E altra domanda, un'altra domanda che ci fanno spesso è un'altra: come facciamo a sapere l'andamento del ricorso? Quando avete completato l'iter e avete spedito le buste, che adesso vi diciamo prima della spedizione, sarete informati periodicamente sull'andamento. Nella vostra email la Corte Europea vi aggiornerà su quello che è l'andamento, ma lo sviluppo che soprattutto gli avvocati vi diranno la vostra pratica che è singolarmente. Ognuno di voi avrà le informazioni singolarmente, quindi non c'è più necessità di un falso sapere, sarete costantemente informati. Avendo avuto tutti i modelli già richiesti, quindi il modello 8 che è il certificato sovrintendiale o le buste paghe, con la fotocopia delle carte d'identità in entrambi i lati, poi non le papaglie, fatto poi in un unico foglio, cioè la parte anteriore, la parte interna e il codice fiscale devono essere tutti in un lato. Questo perché? Perché i fogli, tenendo in considerazione che ho mandato un'email l'altro giorno, attualmente in ogni minuto lavorativo, in questo momento arrivano da 5 a 10 domande di ricorso. Fuori dall'orario lavorativo, quindi la sera o la mattina presto, arrivano da 2 a 5 domande di ricorso. Giornalmente arrivano al sito 1800 domande di ricorso. Per sapere questa cosa... Scusami un attimo. No, foglio. La carta d'identità? Giusto. Sentire questo che si chiama. Naturalmente se non ce vai in un foglio, l'importante è che non ci sia. Non è avanti di te. Se eventualmente giusi, l'importante è che non è che necessariamente tutto è un foglio, l'importante è che non ci sia avanti indietro, perché i documenti devono essere una volta arrivati, senza la cosa importante, non vanno spillati, non vanno piegati, perché questi documenti come arrivano, che succedono? Gli avvocati li metteranno in una macchina apposta che li scansiona immediatamente, che succede? Velocemente li scansiona e dalla scansione emerge un PDF di ogni singola domanda. Perché naturalmente l'originale deve andare a finire a Strasburgo e loro devono avere la copia che può essere solo un file multimediale. Quindi se noi li pizziamo significa che c'è da fare la spilla. Attualmente sono oltre 20.000 domande pervenute, per figuriamone 20.000 spelle che vanno a levare. Quindi non si piegano, non si spillano e le fotocopie tutte in un lato. Quindi questa è un'altra cosa. Bisogna dire che a 300.000 la piattaforma è questo. Qual era l'altra cosa? L'altra cosa c'è una, a chi si spedisce? Nella prima busta, guardate, nel primo foglio dice chiaro che il ricorso ha presentato a Federazione FNP con l'indirizzo di Roma. In basso a sinistra dovete mettere evidentemente il vostro indirizzo emittente, soprattutto quando mettete il destinatario, quindi FNP, Federazione, dovete mettere di sotto virgolette ricorso CEDU, deve essere già subito identificata che la busta contiene il ricorso, perché immediatamente la prendono e la fanno. Stessa cosa per quanto riguarda chi mi chiedeva il versamento di 15 euro, quale causale deve contenere? Ricorso CEDU. Così è già stampato, prestampato. È già prestampato. Chi non è prestampato? All'inizio non è. All'inizio l'ho fatto io. Quindi tutto a mano. No, Marco, volevo dire una cosa, un'altra chiarezza. Siccome ieri i telegiornali nazionali hanno mandato l'allarme per quanto riguarda il contratto, sblocchi dei contratti, vuoi chiarire che lo sblocco dei contratti si riferisce dal 2016 in poi e non a quelli? Allora, quando ieri si parlava di questa cosa, naturalmente giustissimo, osservazione l'udienza, diceva esattamente, sapete, ormai il ricorso non c'è più bisogno, perché come avete sentito dai giornali c'è lo sblocco dei contratti che è avuto ieri, tra le altre cose, con una risorsa di 300 milioni di euro, che significa, ricordate bene, 5 euro lorde al mese, che sono anche lì, a te. 5 euro e 5 euro. 5 euro. Quando questo, lo sblocco dei contratti significa lo sblocco dei contratti dal 2016 in avanti. Il ricorso non c'entra nulla con lo sblocco dei contratti, esso è il pregresso, cioè quello che è successo nel 2010, quindi poco importa che il contratto lo sblocca o meno, non c'entra niente, sono procedure totalmente diverse. Questo serve per avere il arretrato sul mancato pagamento e quello serve sul nuovo contratto.
Un'altra cosa che ci dicono è relativo all'aspetto economico è: ma sull'aspetto economico realmente questi soldi arriveranno? Se guardate la Corte Europea, se guardate le borse, dice sempre che comunque la Corte Europea si esprime in due termini: sulla quantizzazione del danno che noi stiamo chiedendo, poi è la Corte Europea che decide, oppure di altra natura. Le due cose potrebbero essere alternative. Secondo me si arriverà a una conciliazione, su questo è il mio punto di vista, si arriverà a una conciliazione sull'importo. Da 8.000 euro, 5.000 euro in base alla fascia di appartenenza si andrà a pattuire quanto potrebbe essere fatto, quindi non credo che tutti e 5.000 euro possano essere fatti, ma chiaramente 3.000 euro a dipendente quello sì, perché si è chiesto di più per poi evidentemente arrivare alla conciliazione per avere una somma accettata. Giuseppe ha fatto un'osservazione e diceva: ma sul sito a questo punto chiunque può aderire, c'è una clausola. Era stato previsto inizialmente per 100.000 aderenti, adesso, vista l'enorme richiesta, è stato spostato a 300.000. Sapete che appena il sito in automatico arriva alla 300.000esima domanda, si spegne in automatico. È già previsto un auto spegnimento del sito, cioè per evitare che giustamente la somma alla quale stiamo ricorrendo tutti sia anche una somma accettabile. 300.000 è una somma credibile da un punto di vista di dipendenti che ricorrono, ma soprattutto alla liquidazione del danno diventa anche una somma che si può erogare. Un conto dalla 300.000 dipendenti, un conto darla a 4.500 dipendenti. Cambia letteralmente la cosa. Quindi c'è un numero, non lo possono fare tutti, c'è un limite che è 300.000, che non è legato a un limite legato all'iscrizione, è legato al limite di chi fa la domanda. Quando tu, perché ogni domanda alla definizione della domanda avete questo numero di protocollo che ti dice che sei la domanda numero uno. Quindi chiunque è invitato a farlo, l'invito è a farlo sulle relative voci, così concludo sulle relative voci, credo che ognuno è libero di dire quello che si vuole, ma giustamente Giuseppe dice una cosa importante: bisogna dimostrare saper fare meglio, o quantomeno bisogna dimostrare saper fare diversamente. Piuttosto che ricorrere agli avvocati della propria confederazione, bisognerebbe capire come fare per ottenere un danno. Cioè, quindi, da che si chiede come fare a fare un danno, passano anni e anni. Questo invece è un'opportunità concreta, cioè che si basa su una sentenza già vinta. Quindi c'è un'opportunità, credere o non credere. Giuseppe ha fatto una cosa importante: giusta che ognuno faccia il gioco di screditare gli altri, ma per screditare gli altri bisogna dimostrare che sia nelle condizioni di saperlo fare. Quindi a oggi vi invitiamo a valutare quello che stiamo facendo. Solo della provincia di Caltanissetta, vi dico il numero, solo della provincia di Caltanissetta a oggi i certificati che abbiamo richiesto sono 275. Il numero degli infermieri totale attualmente è di 1057. Parlo di tutti, a prescindere da dove siamo. Quindi almeno il 25% dopo appena 20 giorni dal ricorso ha già presentato richiesta. Quindi questo è quello che accade. Quindi non sono dati nostri, ma sono dati riscontrabili dal certificato di stipendi. Basta chiedere a Ferdinando Uccello, che attualmente lavora lì e che, come tutti sapete, rispetto delle scelte singole, non è un iscritto in USIN, quindi evidentemente non potrebbe dire delle cose diverse. E il fatto che noi vi abbiamo fatto questa richiesta della delega è perché il numero degli aderenti sono davvero notevoli. Quindi, se avete dei dubbi o delle domande, ben vengono. Successivamente, poi magari in separata sede ci fate sapere, eventualmente quando dopo la riunione di oggi, se la vostra idea di ricorrere eventualmente al recupero, se non fosse possibile, in via amichevole, se l'idea vi va, la possiamo contattare e vi possiamo dire, attraverso questa convenzione con l'avvocato, capire materialmente l'investimento di ognuno di voi. Se avete delle domande, bene, se non avete delle domande, signori.